Ciao ragazzi, allora oggi dovevo parlare finalmente di una cosa molto importante e so che è importante perché un sacco di voi ne avete commentato e quindi ormai ho deciso, cioè va bene, basta, ne dovrei parlare in un video. Quindi l'argomento che volevo mettere in discussione oggi è l'uso della parola americano per descrivere una persona che è nata negli Stati Uniti. Io sono della credenza che usare la parola americano sia giusto, però sono anche consapevole che in italiano è una cosa sbagliata dire americano per uno statunitense. Io comunque volevo difendere l'uso della parola americano perché io mi chiamo sempre un americano, non ho mai detto nella mia vita, mi sa, ehi, sono uno statunitense. Quindi la prima cosa che volevo condividere è che in inglese la parola statunitense non esiste. Noi americani ci chiamiamo americani, ovvero in inglese Americans. Non esiste e non c'è un modo per dire tipo, ehi, statunitensi, cioè I'm a United Station. Non si può dire così. Anche in inglese dobbiamo dire americani e siamo costretti ad usare proprio questa parola perché non esiste statunitense in inglese. Allora, poi secondo me statunitense proprio non è un nome, cioè non ha contenuti e non vuol dire niente. Ad esempio, solo vedendo il paese degli Stati Uniti d'America, se togli d'America ed è solo Stati Uniti e spesso si riferisce all'USA. Così, Stati Uniti e basta. Dire Stati Uniti e basta, cioè, non è proprio un nome, perché sarebbe chiamare l'Italia i 20 regioni. Non lo so, e poi gli italiani, piuttosto che essere italiani, sarebbero 20 regionesi, quindi sarebbe molto carino. Poi dovete pensare che pure la parola America è una parte del nostro nome, gli Stati Uniti, appunto, d'America. Ovviamente dicendo sempre questo nome è abbastanza lungo, quindi prima o poi è diventata America e basta. Ad esempio, noi americani chiamiamo il nostro paese in inglese the US, USA oppure America e basta. Quindi avendo tre nomi così, non lo so, alla fine ci chiamiamo americani. Allora, parlando di continenti, ovviamente la vediamo diversamente, cioè in America crediamo che ci siano sette continenti: Nord America, Sud America, Europa, Asia, Africa, Australia e anche Antartica. Però voi mi sa ne avete cinque: America, un supercontinente, Europa, Asia, Africa e Australia. Quindi pensate pure che separiamo Nord America e Sud America, dove Panama e Colombia ci sono. Quindi sì, ovviamente tutte le persone che sono del supercontinente America sono in teoria americani, quindi chiamarmi americano e intendere solo Stati Uniti d'America in quel senso sarebbe sbagliato. Però pensate che tutti gli altri paesi dell'America supercontinente non hanno il nome America nel loro nome, hanno proprio nomi. E cioè io non voglio finire con il nome Stati Uniti e basta. Voglio mantenere la parte d'America nel nome, quindi alla fine per questo mi chiamo un americano piuttosto che uno statunitense. Per finire questo discorso, volevo pure farvi ricordare che c'è pure il continente Australia e l'Australia è sia un continente che un paese perché c'è pure tipo ad esempio Nuova Guinea. Non so come si pronuncia. C'è più di solo un paese nell'Australia, ovvero non è solo Australia, ci sono altri paesi. Però gli australiani si chiamano appunto australiani e non è sbagliato in italiano, quindi magari l'avete pensata in modo diverso per australiani e americani. Alla fine devo solo ringraziare Amerigo Vespucci perché lui è quello colpevole o responsabile per
per aver chiamato questo continente America e anche perché gli Stati Uniti d'America hanno preso pure il suo nome. Quindi grazie America. Spero che questo video vi abbia fatto riflettere un po' e spero che vi sia piaciuto. Ragazzi, grazie mille di aver guardato. Ci vediamo nel prossimo video. Peace.